E ogni mese su Le Fonti TV l'appuntamento è con Market Star. Dopo la nostra sigla cominciamo dunque in diretta l'analisi di quello che ci siamo lasciati alle spalle fino a questo momento, visto che siamo arrivati all'ultimo mese dell'anno, ma soprattutto cerchiamo di capire quali sono, come sempre, i market mover che hanno agito sui mercati e come i mercati hanno risposto. Naturalmente questa è solo la base dei ragionamenti che farò come sempre con Sara Silano, Morningstar Italy. Buongiorno Sara. Buongiorno a tutti voi. Bentrovati. In attesa peraltro Sara di fare il bilancio dell'anno, che però non è ancora terminato, quindi non volevamo anticipare i tempi. A gennaio faremo come sempre mese per mese la revisione, per così dire, di un anno che ha dato comunque anche delle soddisfazioni agli investitori. Ma non corriamo troppo, cerchiamo di capire come i mercati sono entrati in questo ultimo mese dell'anno, quindi nel mese di dicembre. Possiamo dire che sono entrati di corsa il 2019, non è la fine d'anno del 2019, quella del 2018, i mercati sono in crescita, abbiamo visto soprattutto sui mercati azionari molti acquisti che continuano, però il dato forse rilevante, ecco qui lo vediamo in questo grafico, l'andamento dell'indice Morningstar azionario globale e vediamo effettivamente che da inizio anno abbiamo avuto una sostanziale crescita. L'ultima parte dell'anno si è aperta forse con un particolare protagonista che sono stati i titoli governativi. Perché questo? Perché comunque le banche centrali hanno ricominciato le loro politiche espansive, riduzione dei tassi, e comunque questo ha portato quindi attenzione su questa tipologia di titoli e l'obbligazionario governativo globale in effetti è stato il migliore nell'ultimo trimestre. Quindi, insomma, c'è stata un'attenzione anche sul fronte obbligazionario. Se guardiamo a quella che è la ragione principale, sono sicuramente le banche centrali. Non dobbiamo pensare che siano stati dati economici particolarmente favorevoli oppure dati aziendali. Diciamo che ancora oggi le banche centrali, come ormai da molti anni, sono protagoniste di quello che accade sui mercati. Ecco, osservato speciale, ovviamente c'è un conflitto di interessi per noi, lo dico ridendo, l'Italia, non solo l'Italia, ma insomma i mercati in generale, però parliamo del nostro paese, perché gli analisti di Morningstar hanno recentemente cambiato il rating sull'Italia, quindi mi piacerebbe capire, cambiato, aggiornato, insomma, l'hanno rivisto, mi piacerebbe capire come vedono appunto il bel paese gli analisti. Gli analisti di DBRS Morningstar, che è appunto la società del gruppo che si occupa di analisi e di rating anche sul debito sovrano, ha confermato recentemente a novembre il rating sull'Italia a BBB con trend stabile. Cosa significa? Significa che quindi il rating è stato confermato, questo è il primo dato. Sì, esatto, infatti prima ho detto cambiato, in realtà no. Un secondo dato rilevante è che c'è stato sicuramente, viene riconosciuto dagli analisti, un miglioramento della qualità del credito delle banche, che è un aspetto fondamentale che ha portato comunque alla conferma, e una, diciamo, più moderata politica fiscale da parte del governo che hanno mitigato i rischi sulla sostenibilità del debito, perché poi quando andiamo a vedere questi rating sono poi dei rating sulla sostenibilità del debito italiano. Rimane però un'incertezza di fondo politica e un problema economico e di debolezza economico. Questo è ancora oggi, in questi giorni, sotto gli occhi di Certo. tutti. Quindi questo è un aspetto rilevante. Quello che anche mi preme dire è che cosa potrebbe portare probabilmente a una revisione al ribasso di quello che è il rating. Beh, sicuramente delle politiche fiscali che tornassero molto espansive metterebbero sotto pressione il nostro debito, ma anche un peggioramento nel rapporto tra il debito e il PIL, quindi il prodotto interno lordo, e infine anche il fatto che queste riforme di cui l'Italia ha estremamente bisogno, non ci siano, non vengano prese in seria considerazione. Quindi se si fa un passo indietro anche su questo fronte, forse ecco, ci potrebbe essere una revisione al ribasso. Revisione al rialzo esattamente nella situazione Certo. opposta. Ecco, allora, torno sul discorso delle banche centrali, tu prima le hai nominate, ovviamente non posso non chiederti come vedete la situazione della Banca Centrale Europea dopo il cambio di guardia, quindi 1 novembre si è insediata Christine Lagarde, ora naturalmente c'è attesa per la prima riunione, che insomma ormai ci siamo. Ci chiediamo noi, ma credo che ve lo siate chiesti anche voi, se le politiche monetarie della Banca Centrale continueranno ad essere fondamentali per i mercati. Quindi le banche centrali in generale, domanda più macro, continueranno a essere centrali come ruolo, per i mercati.
continueranno a essere protagoniste. Diciamo che Christine Lagarde sembra essere in continuità col suo predecessore Mario Draghi sulla direzione di un atteggiamento accomodante di politica monetaria. D'altra parte, se guardiamo sotto la sua direzione, il Fondo Monetario Internazionale ha sostenuto comunque ampiamente tassi di interesse negativi delle situazioni espansive. La situazione dell'Eurozona è una situazione dove l'economia comunque non c'è un rallentamento della crescita economica, non ci sono pressioni inflazionistiche, per cui sono tutti un ambiente sostanzialmente favorevole a politiche ancora espansive e ulteriori tagli dei tassi. Sicuramente il tema, che forse sarà poi anche un po' il tema del 2020, è quello delle politiche fiscali, perché sì, come è il messaggio che ha lasciato il predecessore Mario Draghi, è proprio che i governi devono fare la loro parte. Quindi le politiche monetarie in questi anni hanno fatto molto, però ora serve che anche le politiche fiscali integrino quello che hanno fatto le politiche monetarie, che ancora stanno facendo, per promuovere la crescita. Altro tema che sempre affrontiamo con te, Sara, quella dell'onda green, o meglio, ci chiediamo se si è resa ancora più visibile quest'onda green sul mercato europeo anche alla luce della normativa, dell'evoluzione della normativa. Assolutamente, abbiamo visto comunque quando ci sono state le elezioni del Parlamento europeo, si è detto è il Parlamento più verde di sempre. Sostanzialmente è stato ribadito recentemente dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen che comunque c'è un impegno verde nel senso dell'ambiente della Commissione europea, e lei l'ha ribadito nel discorso in cui ha ottenuto la fiducia al Parlamento europeo, quindi in un contesto molto istituzionale. Lo stesso dicasi del Parlamento europeo, che proprio qualche settimana fa ha detto c'è un'emergenza climatica in Europa, bisogna fare qualcosa, e oggi, lo ricordiamo, è in corso COP25, quindi la conferenza sul clima a Madrid, che durerà fino al 13 dicembre, e qui vedremo se effettivamente si passerà in qualche modo dalle parole ai fatti, nel senso che il Parlamento, l'Unione Europea mostreranno una strategia più chiara per raggiungere quello che è il loro obiettivo, cioè la neutralità climatica entro il 2050. I governi non possono fare tutto da soli, serve chiaramente anche l'impegno dei cittadini, ma anche dell'economia, dell'industria e della finanza. Certo, allora dalle parole ai fatti, mi attacco alla tua frase. Stiamo aspettando da tempo che dalle parole si passi ai fatti sul tema della trade war, insomma non a caso oggi ne parliamo, io e te ne avremmo parlato a prescindere, perché è stato una delle questioni più spinose di questo anno, però insomma ieri Trump è tornato sui suoi passi rispetto a un esito positivo della trattativa, dicendo ma io non mi do una scadenza, aspettiamo, no? di vedere come vanno le presidenziali. Allora, senza fine questa vicenda, Sara? È veramente senza fine. Quando sembra che tutto vada verso la direzione di un rilassamento della situazione, ripiombiamo da capo nelle tensioni. Quindi probabilmente non vedremo a breve una soluzione, non vedremo a breve se non altre, ancora tante altre parole, e poi anche mediaticamente queste tematiche sono molto presenti. Di fatto ci sono alcuni problemi di fondo, c'è un rimpallo di responsabilità tra la Cina e gli Stati Uniti, c'è anche da dire che recentemente Trump non si è rivolto solo alla Cina, quindi il problema l'Europa è anche per l'Europa, quello, la Francia, l'Europa, certo. E quindi il problema è più generale. Sicuramente uno dei nodi, guardando alla guerra dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina, è quello tecnologico, perché lo ricordiamo che è un po' stato quello dei colossi tecnologici cinesi, il tema e quindi di Huawei, il tema fondamentale, con la dichiarazione che era una minaccia per la sicurezza nazionale, con il bando alla possibilità di fare affari eccetera eccetera, che ha avuto anche delle conseguenze su molte aziende americane. Probabilmente ne parleremo ancora, perché veramente c'è un continuo cambio di posizioni e non si vede la soluzione. No, appunto, abbiamo iniziato l'anno, no? Visto che prima dicevamo tra un mese faremo il bilancio, abbiamo parlato inizio anno di dazi, siamo arrivati a fine anno a parlare di dazi e sicuramente ricominceremo l'anno nuovo parlando di dazi. Possiamo già mettere in scaletta il punto relativo a Donald Trump. Altra questione che però a breve, insomma, bene o male magari si potrebbe capire come che esito avrà, quella della Brexit.
collegata all'elezione ovviamente del 12 dicembre, quindi ormai ci siamo anche lì perché dico, magari le elezioni ci daranno un'indicazione in più, perché ovviamente se dovesse vincere Boris Johnson, no, la linea sappiamo quale sarà, poi tutto è ancora da vedere ovviamente. Sarà il tema di qui a fine anno, oramai ci siamo, come dicevamo, il 12 dicembre vicino. È un dibattito che effettivamente bisogna capire quanto si tradurrà in comportamento dei mercati. Sicuramente i mercati. Infatti, cosa significa per gli investitori fondamentalmente? I mercati hanno la memoria di quello che è successo nelle ultime importanti consultazioni elettorali, mi riferisco alle elezioni americane e mi riferisco anche al referendum su Brexit. Sono stati disattesi tutti i sondaggi. Questo per dire che, e noi lo sosteniamo fermamente, i nostri analisti di Morningstar ne sono profondamente convinti, che il rischio politico è largamente imprevedibile. Quindi provare a fare una strategia di investimento basandosi su quello che potrebbe essere l'esito elettorale, in questo caso nel Regno Unito, rischia di essere una strategia perdente, perché comunque è difficile che si possa in qualche modo quantificare o capire quella che sarà chi vincerà e quale sarà la direzione. Forse quello che invece un investitore può porsi come punto di riferimento è come posso gestire i rischi, perché comunque ci saranno delle situazioni di rischio. Allora, se noi partiamo dal presupposto come io posso gestire questi rischi, probabilmente la nostra pianificazione finanziaria sarà fatta in un modo un po' più solido che provare a indovinare quello che sarà l'esito elettorale. Assolutamente sì. Allora, mercato azionario americano, cioè mercato americano, insomma Wall Street che ha macinato nuovi record, quindi come gli investitori si devono porre nei confronti di questo mercato? Siamo in una situazione veramente eccezionale se guardiamo a Wall Street, perché comunque leggevo appunto delle statistiche l'altro giorno: negli ultimi 10 anni la borsa americana ha battuto gli altri mercati sviluppati di oltre il 200%, per cui siamo di fronte veramente a performance importante. Sono però risultati che sono stati finanziari, non si sono estesi nello stesso modo e nella stessa misura all'economia reale. I dati congiunturali comunque sugli Stati Uniti restano piuttosto contrastanti, anche per la guerra dei dazi di cui abbiamo parlato Certo. e altre problematiche. La Federal Reserve ha operato ad ottobre un taglio dei tassi, quindi ecco, ci troviamo di fronte a un disallineamento tra quella che è la situazione finanziaria e quella che è la situazione dell'economia Esatto, reale cosa che peraltro americana. chiedono sempre anche i nostri telespettatori, dicono com'è possibile, no? Come mai sono così scollegate? Appunto, lo stiamo dicendo anche noi. Sono scollegate, ma com'è possibile che Wall Street continui a salire? E anche qui la risposta è di nuovo: guardiamo le banche centrali, al lavoro che le banche centrali stanno facendo. Quindi questa liquidità che c'è sul mercato porta effettivamente anche gli asset rischiosi, quali sono i titoli azionari, a crescere. Forse una riflessione però va fatta, e sicuramente dal punto di vista delle nostre analisi è difficile, indipendentemente dall'indicatore che utilizziamo, giustificare le quotazioni attuali di Wall Street. È vero, ci sono delle differenze tra settore e settori, però teniamo a mente che il mercato americano è in qualche modo surriscaldato. Certo, allora direi di aprire la seconda parte della nostra puntata di Market SAR con l'industria del risparmio nel 2019. Quindi andando, questi erano i market mover, quello che ha mosso il mercato, adesso andiamo a capire insomma quali possono essere i consigli per gli investitori. Iniziamo dai fondi, se sei d'accordo, Sara. Dal vostro osservatorio, quali sono state le tendenze degli investitori negli ultimi mesi? Le politiche ultra accomodanti delle banche centrali, così come la riduzione dei rischi politici, hanno sicuramente portato fiducia e quindi appetito per il rischio tra gli investitori europei. Abbiamo visto, secondo le nostre statistiche, che comunque, ecco, lo vediamo in questa tabella, la maggior parte dei fondi a lungo termine ha avuto una raccolta positiva. La raccolta è stata positiva anche tra i fondi monetari, però il dato che rileva di più è come effettivamente i fondi obbligazionari, ancora una volta, abbiano avuto una raccolta più significativa di altri strumenti finanziari, più alta addirittura ad ottobre della media degli ultimi 12 mesi. C'è un rinnovato interesse per il tema titoli obbligazionari, che però non è in un'ottica difensiva, e quindi ritorniamo all'appetito per il rischio, ma è in un'ottica offensiva, quindi la ricerca di quelle obbligazioni che possono dare più rendimento, ma che sono anche più rischiose.
Bene anche l'azionario, bene anche i fondi bilanciati. Quello che rimane un po' la cenerentola ormai da molti mesi sono i fondi alternativi, che continuano ad avere riscatti. Quindi è un asset class che ha avuto comunque una sua fase molto positiva, ma che da molti mesi ormai non rivede più il segno più. E allora parliamo di fondi esteri, perché mi baso su Banca d'Italia, su uno studio che ha recentemente pubblicato Banca d'Italia proprio sugli investimenti in fondi esteri degli italiani, e l'ha fatto utilizzando i dati Morningstar. Cosa è emerso da questo studio, Sara? È interessante perché è andato a vedere che cosa hanno in portafoglio gli investitori, le famiglie italiane che investono in fondi esteri. Questo era il tema dello studio. Effettivamente un primo dato che è rilevante è che in aggregato i paesi dell'area euro rappresentano circa il 47% di questo ideale portafoglio, ma l'Italia ha un peso rilevante. Se consideriamo che si tratta di fondi esteri, e lo vediamo anche in questa tabella, è un peso sostanziale, perché vuol dire che anche chi investe in fondi esteri, il fondo estero però all'interno dell'Italia. Certo. Ma forse un altro dato curioso, perché parlavamo di Wall Street e della borsa americana, è che è cresciuto significativamente nell'orizzonte che loro hanno analizzato, quindi dal 2008 al 2017, il peso degli Stati Uniti, che è la barra che vediamo più alta a sinistra. Okay. Effettivamente gli Stati Uniti erano al 12%, sono al 25%, e se guardiamo oggi sono l'area, il singolo paese che pesa di più. Tutti a Wall Street a investire in azioni? Non direi, perché in realtà se poi guardiamo alle asset class vediamo che gli investitori italiani continuano anche sui fondi esteri a investire in obbligazioni. Infatti sì, ti stavo proprio chiedendo questa cosa, insomma, dell'Italia però. Lo hai spiegato direttamente tu. Ecco, visto che intanto siamo quasi in conclusione, però mi piacerebbe come domanda riepilogativa parlare proprio ancora dell'industria, che è il nostro focus di questo momento. Se dovessimo dire i tre temi chiave dell'industria del 2019, quali sono? Molto velocemente io indicherei la tendenza alla ricerca di strategie a basso costo, quindi abbassare il costo dell'investimento, la sostenibilità, gli investimenti sostenibili, attenzione all'ambiente in modo particolare, sì. E ultimo la liquidità dei fondi. Abbiamo avuto alcuni casi molto gravi, da Woodford in UK ad altri casi, anche H2O Gamma in Europa, e quindi il tema della liquidità dei fondi è sempre più rilevante, probabilmente lo sarà ancora di più nei prossimi anni anche con l'evoluzione normativa. Quindi insomma, per questa ultima parte dell'anno, visto che poi Sara, ricordiamolo, ci vedremo subito dopo le feste con Market Star, gli osservati speciali restano sempre, insomma, i temi che ci siamo trascinati durante quest'anno, quindi riapriremo con dazi, Trump, Brexit, nuovo governo in Gran Bretagna, beh, l'Italia insomma, che anche lì sul fronte politico a gennaio vedrà delle scadenze abbastanza importanti, intendo dire quelle proprio elettorali, insomma, quindi questi sono un po' i temi che idealmente si osserveranno. Saranno i temi, e comunque può essere utile, siccome a fine anno si fa spesso il bilancio del proprio portafoglio, forse a guardare che cosa si ha in portafoglio anche alla luce di queste tendenze. Appunto. Sara, grazie come sempre, Sara Silano, Morningstar Italy, ci rivediamo a gennaio. Grazie per il bilancio e grazie. Grazie a voi e un augurio di buone feste a tutti i telespettatori. Esatto, siamo anche nel mood natalizio oggi, più o meno tutte rosse, va bene. Anticipo, così almeno diamo un po' un'impronta natalizia a questi mercati. Grazie per averci seguiti per Market Star, pubblicità e torniamo.